Ci sono alcune saghe videoludiche o serie videoludiche che amo alla follia e di cui ho giocato praticamente ogni titolo uscito, come può essere Kingdom Hearts, come possono essere i giochi di Zelda, come può essere Mario. Ce ne sono un sacco, va bene, Metal Gear Solid per esempio, God of War, ce ne sono veramente tante. Ci sono anche però alcune serie di cui ho giocato pochi giochi, sparsi, quando la trama non è una per tutta la serie, no? Quando ogni gioco ha la sua storia, di cui appunto ne ho giocati pochi e sparsi, ma quei pochi che ho giocato mi sono rimasti molto impressi. E la prima serie a cui penso, parlando appunto di questo concetto, è proprio Final Fantasy. Io non ho giocato assolutamente tutti i Final Fantasy. Li ho giochicchiati un po' tutti, li ho provati un po' tutti, ma ne ho finiti pochi. In realtà ne ho finiti molto pochi, ma quei pochi sono spesso, e spesso è la parola chiave di questo video, diventati i miei giochi preferiti, o comunque sono rientrati tra i miei giochi preferiti. Il mio gioco preferito in assoluto è Final Fantasy 9. Un altro dei miei giochi preferiti è Final Fantasy 7, Final Fantasy 6 anche, per dirne alcuni. Tuttavia, ci sono, come in tutte le cose, ci sono delle eccezioni. Spesso, quando si parla di Final Fantasy venuti male, possiamo dire, o comunque non per forza venuti male, ma che non si è apprezzato, viene fuori Final Fantasy 13, per esempio, o anche il più recente 15, anche se a me comunque è piaciuto meno di altri Final Fantasy, però mi è piaciuto. Io non voglio parlarvi di Final Fantasy 13, io voglio parlarvi di uno dei Final Fantasy di cui sento meno parlare in assoluto, che ho recuperato nella sua versione rimasterizzata da pochissimo, in realtà da qualche settimana, e non mi è piaciuto, non mi è assolutamente piaciuto. Non fa schifo, non è un brutto gioco, un gioco fatto male, ma non l'ho tollerato. Ovviamente sto parlando di Final Fantasy XII, versione The Zodiac Age, quella che ho giocato io, che in teoria è pure migliorata da quella originale, rispetto a quella originale. Quindi, partiamo dal presupposto che quando io gioco a un gioco, spesso tendo a fare le cose secondarie, non per forza a finirlo al 100%, per forza, però mentre vado avanti con la storia, tendo a perdere molto tempo, diciamo, facendo quest secondarie, facendo piccole missioncine, raccogliendo i collezionabili, quelle cose lì. Fino a una ventina di ore di gioco, una buona ventina di ore di gioco, l'ho fatto anche con Final Fantasy XII. Sono arrivato circa a quella che, da quel che ho letto, è considerata la metà del gioco, della storia almeno. Fino a quel punto ho fatto le cose secondarie che trovavo. Però mi sono reso conto di una cosa. Mi stavo sforzando in modo terribile a fare queste cose, perché a me il gioco non stava assolutamente piacendo e me ne sono reso conto soltanto arrivato a metà, perché la prima metà è divertente. La prima metà, le prime ore di gioco, le prime 20, comunque non poche ore di gioco, sono divertenti. Poi, per me, diventa uno dei giochi più noiosi a cui abbia mai giocato, uno dei giochi più lenti a cui abbia mai giocato, per qualche semplice motivo. I Gambit sono un sistema di programmazione, tra virgolette, dell'intelligenza artificiale del party. Puoi appunto scegliere causa ed effetto, per esempio, quando un personaggio ha la vita sotto un tot, effetto, questo personaggio usa una magia di cura, per esempio, no? Così, mentre giochi, i personaggi fanno automaticamente quello che tu hai programmato. Ed è molto
bella come idea, funziona bene le prime ore. Dopo le 20, tu hai, per carità, il party programmato come vuoi, ma sostanzialmente tu non fai nulla. Tu ti metti lì, io vi dirò la verità, io ho sfruttato molto l'aggiunta della versione rimasterizzata che permette di velocizzare il gioco premendo L1. L'ho usata moltissimo, soprattutto per i dungeon e quelle cose lì, perché sono lenti. Sono di un lento che fa paura, perché da un certo punto in poi il continuare a lasciare che i tuoi personaggi facciano tutto da soli diventa noiosissimo. È vero, puoi scegliere di dare tu gli ordini, ma così il gioco diventa 3 volte più lento, perché giustamente i personaggi, nel mentre che tu scegli cosa fare con uno dei tre, perché nel party puoi avere 3 personaggi, mentre scegli cosa fare con uno, gli altri stanno fermi, quindi nel mentre non è che ti indeboliscono il nemico. Altra cosa che non mi è piaciuta, la trama. E qui c'è da fare un confronto con un gioco che sto giocando in questi giorni, ovvero Ni no Kuni 2. Entrambi questi giochi, uno in un modo e l'altro in un altro, raccontano una storia, possiamo dire, fantapolitica. Ni no Kuni 2 lo fa raccontandoti molto bene i vari regni, i vari regnanti, tutto quello che c'è da sapere sul mondo, tutto quanto, e ti interessi. Final Fantasy XII è un miscuglio di nomi, di posti e di persone, simili tra loro anche molto spesso e volentieri, che ti fa un casino in testa, che per carità dopo un po' riesci a capire bene, ma all'inizio è spiazzante. Di solito i Final Fantasy hanno sempre avuto una trama abbastanza semplice, raccontata molto bene, ma semplice. E spesso era alla fin fine una storia d'amore tra i due protagonisti, con varie cose nel mezzo, cose che fanno ridere, che fanno piangere, eccetera, eccetera. Final Fantasy XII è diventato Star Wars, la trilogia prequel di Star Wars. Ci sono fantapolitica, atmosfere gialle e grigie. Se avete giocato il gioco, comunque potete vedere dalle immagini che stanno scorrendo, capirete cosa intendo. Atmosfere comunque dai colori spenti, molto, tutte molto simili tra loro anche. Razze che ricordano tantissimo quelle di Star Wars, luoghi che ricordano quelli di Star Wars. Però Star Wars, quello della trilogia prequel, quindi una storia fantapolitica, eccessivamente complicata per quello che deve essere, e semplicemente che non ti fa affezionare i personaggi, anche i personaggi non sono particolarmente approfonditi, a parte un paio, che comunque nemmeno loro lo sono più di tanto. È un gioco in cui la trama c'è ed è inutilmente complicata, ma è un gioco che sicuramente può fare la felicità di un certo tipo di giocatore, ovvero quello a cui piace esplorare e farmare, grindare, tutte quelle cose, va bene? Perché è un gioco che se tu vuoi fare quelle cose lì, sicuramente ti accontenta. Se tu vuoi seguire una bella storia, con un gameplay magari non dei più veloci, perché Final Fantasy comunque è sempre stato un gioco a turni, che non è certo il tipo di gameplay più rapido esistente, non andare su Final Fantasy XII, vai su un altro Final Fantasy, un altro totalmente. Comunque, fino alla prima metà del gioco, come ho detto, io ho esplorato, ho fatto le cose secondarie. Arrivato a metà, io non ce l'ho più fatta. Ho ammesso a me stesso che il gioco non mi stava piacendo e mi sono arreso. Sostanzialmente mi sono arreso. Non ho rushato proprio il gioco, ma comunque sono andato quasi solo di trama. E ho usato tantissimo l'L1, no? L'accelerazione della versione rimasterizzata. Che per fortuna c'è, perché è un gioco che senza quello dura veramente una quantità infinita di ore, ma non sono ore piene, sono ore allungate da dungeon inutilmente lunghi, come l'ultimo, il dungeon finale, da zone noiose e anche lì allungate allo sfinimento con enigmi poco intelligenti,
La trama, l'ho detto, non è nulla di speciale, assolutamente, è soltanto troppo complicata, è inutilmente complicata, così da far dire alla gente che sia una bella trama, quando in realtà non è una bella trama, non è scritta bene, è solo contorta, non è un gioco brutto, non è però ai livelli di un classico Final Fantasy, dal primo fino al 10. Assolutamente. Se dovete giocare un Final Fantasy, giocatene uno che vada, ma direi dal quarto al decimo. Quelli sono, diciamo che può essere considerata l'epoca d'oro di Final Fantasy, comunque abbastanza lunga. Detto ciò, non ho nient'altro da dire su Final Fantasy 12. Non è un brutto gioco. Dovete soltanto cercare un determinato tipo di intrattenimento. Se voi cercate un gioco che vi faccia farmare e grindare proprio da gioco di ruolo che ricorda quasi un MMO, ovviamente non così tanto, ma il punto è quello, cioè un gioco che ricordi quasi un MMO, se vi piace quel tipo di esperienza, se cercate quel tipo di esperienza, Final Fantasy XII fa probabilmente per voi. Se siete attirati dal nome Final Fantasy, lasciatelo perdere. Ve lo consiglio proprio di lasciarlo perdere se volete un gioco come gli altri Final Fantasy. Piuttosto meglio un gioco con una trama semplice, come possono essere Final Fantasy 6 o Final Fantasy 9, che è una trama inutilmente complicata, noiosa e con personaggi piatti, ma piatti.